Nel 1996 la Renault ha inventato la monovolume compatta presentando la Scenic, e questo è noto, è storia risaputa. Non tutti sanno invece che quella prima versione della Scenic aveva anche una versione che si chiamava X4, che aveva l'assetto rialzato, la trazione integrale, era una piccola fuoristrada e di fatto aveva inventato il concetto di crossover. Solo che all'epoca non andava di moda e per cui la vettura non ha lasciato il segno. Adesso invece la crossover serve e come, perché il pubblico vuole questa categoria, questa tipologia di vettura. Allora la Renault si è attrezzata e ha presentato la Scenic Cross. Cos'ha la Cross? Ha tutta una serie di caratterizzazioni esterne, protezione, checking lega specifici, protezione di vario genere, ma soprattutto ha un sistema di controllo della trazione anteriore che permette di cavarsela degnamente su neve, ghiaccio e anche in un moderato fuoristrada. Non ha la trazione integrale, però è in grado di raggiungere veramente posti che sono preclusi alle vetture normali. Il sovrapprezzo rispetto alla Scenic normale è di 750 euro e, cosa ancora più interessante, per tutto il mese di giugno la vettura viene promossa con uno sconto di 4.400 euro che permette di acquistarla partendo da cifre inferiori ai 17.000 euro. Il sistema di gestione della motricità sopperisce in parte all'assenza delle quattro ruote motrici, adeguando la sensibilità dei controlli di trazione e di stabilità alla superficie sulla quale si sta viaggiando. Si combina con i pneumatici tipo M+S e aiuta ad affrontare percorsi preclusi alle normali Scenic. La regolazione del sistema avviene attraverso una manopola che prevede le posizioni standard, no grip ed expert. In standard la taratura dell'antipattinamento è quella normale, la ruota che perde aderenza viene frenata e la coppia è trasferita alla ruota opposta. Nella soluzione no grip, invece, il sistema lavora sempre in automatico, ma permette anche il pattinamento della ruota con meno aderenza, in modo che i pneumatici riescano a smaltire sabbia, fango e neve fresca. Nella modalità expert, infine, il controllo di trazione è disattivato completamente, ma non quello di stabilità, per cui chi guida gestisce liberamente la coppia trasmessa alle ruote anteriori, in modo che, se la situazione lo richiede, ci possano anche essere pattinamenti importanti, che in situazioni estreme possono aiutare l'avanzamento. Nel corso della prova non abbiamo potuto provare la X-Mode Cross su un percorso assimilabile ad un pur blando fuoristrada, ma nella simulazione di partenza su fondo scivoloso e soprattutto disuguale fra lato destro e lato sinistro, la vettura ha mostrato capacità di spunto superiori a quelle di una comune trazione anteriore. Su strada normale, invece, non sono emerse differenze rispetto a quanto già mostrato dalla Scenic. La guidabilità è buona, le sospensioni hanno una taratura finalizzata al comfort e lo sterzo è piacevolmente rapido, così come il cambio. A parte l'ovvia differenza prestazionale, il temperamento dei turbo diesel è piuttosto simile, con una certa pigrizia e regimi molto bassi che obbliga a utilizzare frequentemente i primi rapporti quando si affrontano salite di un certo impegno, ma un bel tiro e un discreto allungo da circa 2000 giri in poi.